questa è mega top, la bomba è perfettamente lo promettiamo. Dovete stare, fatti un bel giro, compare. Fatti un bel giro, compare. Benvenuto a Megaton, la città più accogliente nei dintorni. Benvenuto a Megaton, ti auguro un piacevole soggiorno. Hai sete, amico? Prova da Moriarty. Le bevande più fresche nella zona contaminata della capitale. Benvenuto a Megaton, la città più accogliente nei dintorni. Mi chiamo Lucas Sims e sono lo sceriffo della città. Anche il sindaco, se ce n'è bisogno. Questa è Megaton. Amichevole e gentile. Andremo certamente d'accordo. Tratta bene la mia gente e potrai stare qui quanto vuoi. Sono felice che ci siamo capiti. Posso aiutarti in qualche modo? No, mi spiace. Ho già abbastanza fuochi da spegnere in questo posto e non ho tempo di osservare ogni visitatore. Chiedi in città. Sicuro, amico. Cosa ti serve? La nostra clinica si trova giù nel cratere, vicino alla bomba. Il dottor Church è un tipo un po' rozzo, ma è un uomo compassionevole e di talento. Probabilmente vorrai vedere Moira allo spaccio di Craterside. Vende armi, ne costruisce qualcuna anche, per quel che ne so. La trovi vicino al cratere. Certo, c'è quello di Moriarty. L'ingresso si trova al livello più alto, di fronte al cancello principale. Fai attenzione, Moriarty non è tuo amico. Non importa quel che dirà, quindi non farti ingannare. E per amor del cielo, non ti fidare di quell'uomo. Moira vende di tutto allo spaccio di Craterside. Indovina dov'è? Su da Moriarty, nel quartiere meridionale della città. Parla con Nova, lei ti darà una mano. Sicuro? Cos'hai in mente? Cosa ne dici? Non voglio che un locale ci metta le mani. Inoltre, molti non hanno idea del fatto che sia ancora una minaccia. Dannazione! Cromwell e quei matti della Chiesa dell'Atomo venerano questo affare. Perché? Pensi di avere le cognizioni tecniche per disinnescarla, una volta per tutte? Oh, benissimo. Ma ascolta, prima dai un'occhiata. Fai con calma. Se termini il lavoro, ci sono 100 tappi per te. Temo che non sia possibile. Non abbiamo molti soldi qua giù. Fantastico. Vedi cosa puoi fare. Fai attenzione, però. Ora che ci penso, mi ricordo uno straniero che è passato di qua. Aveva uno strano sguardo, come di chi avesse qualcosa in mente. È stato un po' di tempo al saloon. Chiedi a Moriarty, ma fai attenzione, è un tipaccio. Thank you.
È chiamata la zona contaminata per un motivo. Ma vi sono anche degli insediamenti sparsi in giro. La razza umana in questo è caparbia. A sud-est c'è Rivet City, ma non andare a DC, è un campo di battaglia. Cosa vuoi sapere? Già, è un po' fuori di testa, ma le sue intenzioni sono buone. Però assicurati di avere davvero qualche malanno prima di disturbarlo. Lo troverai nella piazza, ai piedi della collina, di fronte alla lanterna d'ottone. Certo, se vuoi alcolici rivolgiti a Moriarty, oppure se vuoi mangiare qualcosa, vai alla lanterna d'ottone. Vai avanti. Cerchi qualcosa da barattare? Guarda lo spaccio di Travers. Ora so che non ti avevo mai visto prima, Megaton. Fammi indovinare. Sei solo di passaggio, vero? Cerchiamo tutto il tempo di far sistemare gente. Comunque, se hai fame, sei nel posto giusto. Cosa posso darti? Dai un'occhiata. Quasi tutto è commestibile. Qualcosa è persino gustoso. Alcuni odiano questo posto. E credo sia loro diritto. Ma cosa diavolo vogliono dalla vita? Cibo, rifugio e sicurezza. Per me va bene. Non ho sentito molto. A dire la verità, io non lascio mai la lanterna. Troppo lavoro. Troppe poche ore in un giorno, capisci? Buon viaggio, straniero. Aspettate che uomini, donne e bambini della terra si facciano avanti per contemplare. Che abbiamo qui? È vero? Una nuova aggiunta alla nostra piccola e umile comunità? Ti do il benvenuto a Megaton. Sono il confessore Cromwell, profeta dell'atomo e padre dell'eterno splendore. Per favore, vieni in chiesa qualche volta. Quando vuoi. Ognuno a modo suo. Siamo tutti smarriti. Dove vorresti essere, fratello? L'atomo può guarire solo le ferite dell'anima. Per le ferite del corpo, dovresti rivolgerti al dottor Church. La sua clinica è subito a nord della chiesa. Mi intristisce pensare a quanto in fretta ci affidiamo alla violenza. Cerca Moira, allo spaccio di Craterside, anche se il vero pellegrino si affida all'atomo per provvedere a ogni sua necessità. Di cosa vorresti... Sì? Cosa vorresti sapere? La Chiesa dei Bambini dell'Atomo si basa sull'idea che ogni singola massa atomica in tutto il creato contiene al suo interno un intero universo. Quando la massa atomica si divide, un singolo universo si divide e ne diventa due, esprimendo così il più elevato atto di creazione dell'atomo. Ogni tanto si verifica un evento divino e miliardi di universi vengono alla luce. L'ultimo evento del genere ha avuto luogo qui 200 anni fa, dove molti dei bambini perduti dell'atomo vedono solo guerra e devastazione, noi vediamo creazione e unificazione nello splendore dell'atomo. Chi venne chiamato dall'atomo durante la grande divisione fu molto fortunato. Ebbe l'opportunità di contribuire al processo di creazione dell'atomo. Noi cerchiamo la stessa cosa, sia simbolicamente che nella realtà. E la bomba, come la chiami tu, rappresenta la potenza creativa dell'atomo. Ci inginocchiamo al suo cospetto e supplichiamo l'atomo di chiamarci in suo aiuto.
Preghiamo perché crei nuova vita dai nostri miseri corpi. Pur conoscendo la verità, continui a beffarti di noi. Davvero deplorevole. Come vuoi. Perbacco, certo. Quanto vorresti donare? Apprezzo la gentilezza, bambino, ma non hai tappi a sufficienza. Molto bene. Ho viaggiato un bel po' in gioventù, ma era un'altra vita. Immagino tu stia cercando informazioni e consigli, vero? L'unico consiglio che posso darti è questo. Nella zona contaminata non troverai più ricchezza di quanta non troveresti dentro di te. Goditi lo splendore dell'atomo e capirai. Megaton, villaggio consacrato all'atomo. Lui ha scelto questo luogo come sede del suo santuario e noi siamo stati chiamati. Gli estranei dicono: perché costruire una città intorno a una bomba? Io dico, la bomba reca la promessa della divisione e il dono dello splendore. La bomba siamo noi. La bomba è l'atomo. Quindi noi siamo l'atomo. In attesa del giorno in cui ognuno darà vita a un miliardo di miliardi di vite. Novità, amico mio. Faccio di tutto per non farmi coinvolgere da queste faccende mondane. Le questioni terrene distolgono dall'atomo. Naturalmente, ora che ne hai parlato, ho notato che Moira ha assoldato un mercenario per proteggere le sue merci. L'uomo non dorme mai, così dicono. Cammina nello splendore. Sì, hai bisogno di qualcosa? Mirate! Verrà e ogni occhio sarà accecato dalla sua gloria. Ogni orecchio sarà assordato dal fragore della sua. Lasciate che uomini, donne e bambini della terra si facciano avanti per contemplare la potenza dell'anima.
bisogno di qualcosa, ti do il benvenuto. Io sono Mania. Il vecchietto che gira qua intorno è mio marito, Nathan. Se c'è qualcosa che posso fare per te, chiedi pure. Non chiedere a Nathan. Farneticherebbe tutto il giorno di quella dannata enclave. Posso dirti quasi tutto quello che vuoi sapere, tesoro. La storia di Megaton non ha segreti. Molto tempo fa, prima della guerra, c'erano delle macchine. Erano come autobus, ma volavano in cielo e portavano la gente ovunque. Non dovevi camminare. Bastava andare all'aerostazione, comprare un biglietto e partire verso il cielo. Per andare ovunque bastava salire e volare. Quando ci fu la guerra, le macchine cominciarono a cadere dal cielo. Tutti qui pensano che fu la bomba a creare il cratere, ma non fu così. Il cratere offriva un buon riparo dalle tempeste di polvere e quando mio padre e il resto della città costruirono le mura, usarono quel che c'era. Alcuni di noi volevano, ma la chiesa dell'atomo stava nascendo proprio allora. Ci serviva il loro aiuto per costruire le mura e rimuovere i rottami. Se avessimo tentato di spostare la bomba, non ci avrebbero più dato il loro aiuto. Inoltre, molta gente voleva solo lasciarla perdere. Sembrava non facesse male a nessuno e chissà cosa sarebbe successo se l'avessimo manomessa. Hai buon occhio. Hai ragione, tesoro. Sono là. C'era un'aerostazione a un paio di miglia da qui. È stato portato via tutto, tranne gli aerei. Mio padre radunò un gruppo di persone per andare là, demolire macchine e portare qui quel che poteva esserci utile. Ci vollero 2 mesi. Non c'è più modo di dire dove fosse l'aerostazione. La zona contaminata l'ha semplicemente riassorbita. È di gran lunga più facile che trovare parti sufficienti per costruire mura e case dal nulla. I rottami erano qui, perché non usarli? Inoltre è solido, tiene fuori i predatori e le tempeste di polvere. Non tutti fra noi hanno avuto la fortuna di nascere in un vault, sai? Certo, tesoro. Beh, in origine era un buco nel terreno. Mio padre mi diceva che suo padre e i primi coloni si nascondevano semplicemente in questo cratere. È bastato a tenerli al sicuro dalle tempeste di polvere. Quando la gente ha cominciato a vagare nella zona contaminata, alcuni sono rimasti indietro. I vagabondi cominciarono a tornare qui per vendere la loro roba. Quando nacque mio padre, la città era un attivo centro di commercio. Papà diventò ricco lungo le vie dei caravan e alla fine convinse gli altri a costruire le mura per tenere lontani i predatori. Beh, i predatori da un lato. Quando la città fu abbastanza grande, attendevano che i commercianti e le guardie fossero via per ripulirci di tutto. Poi i supermutanti. Tutto un altro tipo di problema. Ci uccidevano se erano costretti, ma principalmente tentavano di rapire la gente. Viva! Così alla fine mio padre decise di fare qualcosa. Insieme a pochi altri, organizzò i commercianti e i cittadini per costruire le mura. Ora siamo al sicuro. Vorrei solo che la confraternita d'acciaio non avesse avuto tempi così duri. Era un valido aiuto per tenere a bada i lupi. In un primo tempo no. Era un gruppo di gente che cercava di entrare nel vault, gente che adorava la bomba e pochi altri rifugiati. Poi sono arrivati i commercianti. Ora le carovane si occupano del commercio, ma prima di loro c'era solo Megaton. Per un po' ho lavorato sui caravan con mio padre. Così ho conosciuto quell'inutile ammasso di macchie senili che chiamo marito. No, adesso lo spazio è limitato. Vedi tutta questa gente che vaga senza meta qui intorno? Vive nella Common House. Loro non sono veri cittadini. Quasi tutti da queste parti sono cauti con gli stranieri, tranne me.
Io riesco a individuare una spia dei predatori a 100 metri. Non me ne preoccupo. Ma se avere riunioni e far finta di votare qualcosa fa sentire gli altri più sicuri, ben venga. Se lo dici tu, tesoro. Sono nata qui, in realtà, proprio come mio papà. Per un po' l'ho aiutato a cercare tra i rifiuti. Poi sono stata nella sua carovana. Tuttavia, vagare nella zona contaminata è lavoro per gente giovane. Dopo aver incontrato Nathan, non ho più voluto andare così tanto in giro. Da allora siamo stati qui. Certo, non posso dire che sia stato un bene per la salute mentale di Nathan. Oh, vengono da ogni luogo, ovunque, e non so che altro. La famiglia Stahl proviene da qualche parte a est, Lucy da un piccolo insediamento al nord. Billy non parla mai del luogo da dove è venuto. Il dottor Church viveva a Rivet City. Jericho, beh, diciamo solo che gli uomini possono cambiare. Lo spero. Beh, tecnicamente nessuno. Ma non puoi mettere due persone insieme in una stanza senza che una delle due tenti di governare l'altra. Ma dipende da chi intendi. Lucas Sims si è nominato sceriffo. Fa fuori chiunque causi troppi problemi. Ma Colin Moriarty controlla quasi tutto il resto. Non succede molto qui che lui non sappia o che non decida. Quell'uomo è la peggiore feccia della terra. Tiene gli ubriachi qui intorno ad affogarsi di liquore. E no, ma quella povera ragazza merita di meglio. E non farmi dire come tratta Gob. Solo perché quel ragazzo sembra un cadavere, non vuol dire che debba essere trattato in quel modo. Quell'uomo ha le mani in pasta dappertutto. Fa attenzione a quel che dici di lui, altrimenti ti si ritorcerà sempre contro. Quell'uomo cerca di portare la legge in questo posto. Per me è una causa persa, ma rispetto il suo tentativo. Comunque, fa rigare dritto la gente. Tranne che per quella sua stranezza del cowboy, non ho molto di cui lamentarmi. Bene, dunque, c'è altro che volevi sapere? Bene, torna ogni volta che vorrai saperne di più. In questi giorni c'è solo una cosa che mi preoccupa qui in città. Capire cosa sta facendo quel dannato idiota di mio marito. Vaga qua intorno giorno e notte, predicando sull'enclave e cercando di procurarsi pezzi per le sue pistole. Non so chi sia più idiota, lui o io. Dopotutto, io l'ho sposato. Torna se hai bisogno di qualcosa, dolcezza. Oh, guarda, un altro dei tuoi rompiballe della zona contaminata. Ehi, rompiballe, tu non mi piaci. Sta lontano da me e non avremo problemi. Non c'è molto da dire. Vivevo nella zona contaminata. Ero un gran bastardo a quei tempi. Ma mi sono lasciato tutto alle spalle. Cosa? Fuori dove? Mi sono lasciato tutto alle spalle. C'è solo schifezza là fuori. Uccisioni, furti, violenza. Non sono più quel tipo d'uomo. Sai, qualche volta ne sento la mancanza. È una vita di libertà, no? Ma andiamo. Sono un vecchio predatore esausto. Quale banda potrebbe prendermi? Questi ragazzi non sanno cosa sia il rispetto. Senza offesa, ma non sei esattamente il tipo di persona con cui vado in giro di solito. Ho sentito parlare di te, una brava ragazza del Volt. Non credo che andremo molto d'accordo. No,
Non è così male qui. Ho dei bei ricordi, ma è tutto quello che ho. Non avrebbe senso rovinarli, no? Non sono affaracci tuoi. Tu vieni da fuori. E io ho vissuto troppo della mia vita là fuori per fidarmi di ogni idiota che arriva qui dalla zona contaminata. Tuttavia mi sembri a posto, quindi ti propongo un accordo. Risponderò alle tue domande finché non mi darai un motivo valido per diffidare di te. Ok? Ho detto tutto quello che c'era da dire sull'argomento. Senza offesa, ma non sei esattamente il tipo di persona con cui vado in giro di solito. Ho sentito parlare di te, una brava ragazza del... No. Io? Non faccio niente. A meno che non conti ubriacarsi e rendere Moriarty ricco. Sicuro, sono il migliore in città a sparare con un fucile. Quindi tutti corrono dal vecchio Jericho quando si fanno vivi i predatori. Ma tra un'irruzione e l'altra sono felici di prendere i miei soldi e trascinarmi a casa quando ne ho avuti troppi. Qualche spicciolo per bere forse mi scioglierà un po' la lingua. Provaci. Vediamo cosa succede. Scegli tu, ragazzo. Torna, se hai bisogno di qualcosa. Bene, dannazione. Sei qui da poco, eh? Mi chiamo Leo Stahl. Piacere. Piacere! Già. Beh, Moriarty pensa di esserlo, ma Lucas Sims è la legge qui e tutti lo sanno. Certamente, amico. Thank you.
Torna quando vuoi. Ci sono varie cose. Mi tengo occupato, ma sinceramente non sono affari tuoi, vero? Cosa dire? Siamo vivi, quindi non abbiamo di che lamentarci, giusto? E diamine, ho un ristorante, dunque me la passo meglio di tanti altri. Nessun problema, compare. Ehi, non sono un calunniatore. Non mi piace sparlare in giro, sai cosa voglio dire? Ognuno ha i suoi segreti. Che rimangano tali. Nessun problema. In qualsiasi... Poiché nella divisione risiederà la nostra libertà dal dolore e dalla fatica del mondo. Le tue sofferenze scompariranno. Saranno lavate dallo splendore dell'atomo, bruciate nel fuoco del suo brillare. Ognuno di noi darà alla luce un miliardo di stelle. Cos'è che trema? Ah, diavolo, gente nuova. È sempre un piacere. Mi chiamo Billy Creel. Chiamami Bill, ok? Lo so che Megaton sembra più un cimitero che una città, ma non è poi così male. Prendi me e Maggie, ad esempio. Saremmo una bella coppia. Io baratterei le cose che ho trovato tra i rifiuti e lei mi farebbe rigar dritto. Oh, scusa, penso di essermi superato, eh? Maggie ha 9 anni, la bambina più dolce che vorresti mai incontrare. Ci prendiamo cura uno dell'altra. Non ho mai avuto una figlia, ma nel caso avrei voluto che fosse Maggie. È con me da quando i predatori trucidarono i suoi genitori, 2 anni fa. Fu una scena angosciante. Un piccolo insediamento a nord. Mi ero fermato per scambiare materiali recuperati, ma l'intero posto era stato spazzato via. Ho trovato Maggie nascosta sotto un letto, nella stessa stanza in cui i suoi genitori furono massacrati. Da allora è stata sempre con me. Tutto ciò che so è che ho trascorso troppo tempo là fuori e, detto questo, non ho più intenzione di parlarne. Megaton è la più bella cittadina che troverai nella zona contaminata della capitale. Non permettere a nessuno di parlarne in altro modo. Mura forti, gente forte, liquori forti. Abbiamo tutto quel che serve oggi per vivere. Io? Ho un accordo con i fornitori di Caravan. Ho viaggiato con alcuni di loro, così abbiamo fatto dei buoni affari. Gli aiuti riforniscono la città. Ma cosa più importante, mi prendo cura di Maggie. Certo, si è fatta un po' troppo grande per avere sempre l'occhio di Billy addosso. La gente dice che qualcosa non va nel purificatore.
ma il vecchio Walter ha mantenuto in funzione quel rottame per decenni. Non sono preoccupato. Non c'è motivo che qualcosa vada male proprio adesso. No? A dopo, alligatore!